trasportare il caffè con il veliero è una cosa bellissima. Il caffè è sempre stata una cosa molto romantica, che ha molta storia, insomma, intorno a sé. Era una bevanda strana, particolare, energizzante, insomma, serviva ai pellegrini o ai guerrieri per fare i lunghi cammini. All'inizio, non era ben visto perché veniva dai paesi arabi. Sembrava che fosse la bevanda del demonio. Però il Papa lo assaggiò, Gregorio VI, e disse: "Ma questa è una bevanda meravigliosa", la battezzò e allora tutti in Italia cominciarono a bere il caffè. Questa è la ciliegina, questo viene essiccato al sole, ora ovviamente è secco, ma il colore è rosso, il colore della ciliegina. E dentro ci sono due chicchi insieme. Così, questi sono, Questi sono dentro questa ciliegina. poi abbiamo, ah, senti che peccato che non si può Non far si. sentire il profumo. Bellissimo. E queste praticamente durante la tostatura si formano 859 molecole di aromi e 25 molecole di profumi. La torrefazione IGM è iniziata nel 1972. È nata in un garage. Mio cognato, insieme a un torrefattore di Firenze, cominciarono a fare questa torrefazione a legna. Naturalmente i primi caffè erano una cosa invedibile. Dopo, piano piano, con l'esperienza, sono riusciti a trovare la miscela giusta e hanno cominciato, diciamo, a vendere questo caffè. Dopo lui la sua esperienza l'ha tramandata a me, io dall'85 che sono in questa azienda e dall'85 che tosto il caffè, quindi insomma sono un po' di anni Un po' di di esperienza. esperienza. Naturalmente la tostatura a legna gli dà uno sprint particolare, È non importante c'è niente anche da fare. il raffreddamento ad aria, che noi non usiamo l'acqua. Il caffè quando si tosta perde l'umidità che ha e perde un 20% di peso. Con l'acqua riprende quei 20% e quindi anche quello per loro è È un guadagno. un guadagno, no? E L'acqua è nello acqua, stesso non è tempo, per caffè. farlo rimanere così, che ci buttano un po' di olio essenziale, l'olio che non è del caffè, è qualcosa in più. A livello industriale succede spesso, ci mettono anche degli aromatizzanti certe volte. C'è il grasso animale addirittura, Se ci trovano altre cose, insomma, che non è caffè, c'è quindi certe cicoria, volte c'è. proprio per questo fa male lo stomaco. Uno si prende un caffè già macinato, dentro magari c'è anche altre cose che permettono al caffè di mantenersi più a lungo. Non Anche è che loro anni. tostano il caffè e viene consumato, viene stivato, viene messo nei depositi, aspettare che venga ordinato e tutto quanto. Insomma, quindi passa un po' di tempo da quando viene tostato a quando viene consumato. Io consiglio sempre di prendere il caffè in chicchi e macinarlo, perché caffè in chicchi si vede che tipo di caffè Vedi il viene chicco? utilizzato. Il caffè macinato non si sa. La tostatura a legna ha bisogno di una persona che controlli continuamente il caffè durante la tostatura. Nella tostatura industriale Il caffè c'è non lo vedono praticamente. il caffè da quando arriva a quando Va esce, nei no, non viene silos. nemmeno visto perché passa tutto attraverso dei macchinari. Sono i macchinari che vengono accesi e poi vengono spenti quando hanno Noi siamo finito. sempre in contatto con il caffè, lo possiamo toccare, vedere il chicco se non va bene, Sentire se è il brutto, profumo. sentire il profumo, anche quello verde. Questo caffè ti parla. Sì. Quando siamo da soli col caffè parliamo tantissimo. È nostra creatura.